Amici di LiveGP.it, buongiorno e benvenuti al nostro commento live delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, il quarto appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. Marco Privitiera, come sempre, in vostra compagnia. Do subito un buongiorno. Avete fatto colazione, ragazzi? Nicola Saglia, buongiorno. Ciao, buongiorno buongiorno a tutti. La sveglia è suonata puntuale anche per il nostro Francesco Magadino. Ciao, Frank. Ciao, Marco, un saluto a te, a Nicola e a tutti i nostri amici. E così come per tutti i nostri amici già numerosissimi, pronti e sintonizzati sui canali di livegp.it che andiamo subito a, a ricordare come di consueto, siamo in diretta naturalmente su livegp.it Ovviamente vi ricordiamo di mettere un bel mi piace alla pagina Facebook, a seguirci su Instagram e iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette. Ovviamente vi ricordiamo di iscriverci i vostri commenti, le vostre... I vostri pareri e le vostre emozioni in chat nel corso di questi 60 minuti di qualifiche che tra poco andremo a vivere insieme sul circuito di Suzuka. Come sempre vi risponderemo in diretta. Il buongiorno arriva anche dal nostro Giacomo Darold, che salutiamo. Ma un cordiale saluto, naturalmente, rivolto a tutti coloro già sintonizzati con noi in questa mattinata italiana. però diciamo, Frank l'atmosfera si è già fatta subito calda a Suzuka perché dopo una prima giornata caratterizzata dalla pioggia che chiaramente ha condizionato la FP2, stamane, almeno nella notata italiana, l'attività di certo non è mancata sul mitico tracciato giapponese e insomma sembra che qualche primo segnale sui valori in campo sia già arrivato con un Max Verstappen che si è confermato al comando. Max Verstappen 1.29.5, Perez 1.29.8, Russell in terza posizione, quarto Hamilton, quinto Alonso, con le Ferrari relegate alla settima posizione di Carlos Sainz e decima posizione di Charles Leclerc, una Red Bull che ha dimostrato la forza soprattutto sul giro da qualifica, da rivedere sul passo gara, un passo gara abbastanza lento rispetto a quello della Ferrari, dove lì la scuderia di Maranello ha dimostrato di essere davvero molto molto in palla. Abbiamo sentito anche un team radio abbastanza arrabbiato di Charlie Leclerc nel finale di sessione quando voleva un secondo giro di push però non c'era il tempo per poter eh, fare l'altro giro, si è lamentato per il plane con la, il suo muretto box. E sicuramente sarà una sessione da vedere tutta anche per quanto riguarda la McLaren di Lando Norris che la vediamo relegata solamente in sesta posizione ma Solamente perché il pilota inglese ha commesso un errore nel corso del suo giro da qualifica nell'ultima sessione di FP3. Ma aveva fatto segnare il primo tempo nel primo settore della pista, il tratto più veloce del, del circuito di Suzuka. E a proposito del circuito di Suzuka, Nicola, lo andiamo qui ad analizzare. Di certo è un circuito che conosciamo molto bene. Ricordiamo la prima edizione si svolse nel 1980. 87 con uh, il successo, se non ricordo male, vado proprio in memoria di Gerberger sulla Ferrari, ma potrei anche sbagliare. Insomma, un, una, un circuito che abbiamo conosciuto bene, soprattutto per le mitiche sfide tra Ayrton Sen e dell'improsta a cavallo tra gli anni 80 e 90, un circuito che eravamo abituati, Nicola, a vedere eh, sul finale del mondiale, do, infatti a ha assegnato tanti titoli, per la prima volta nella propria storia c'è questa collocazione inedita nel calendario del Mondiale, questo anticipo primaverile, Nicola? Sì, diciamo che è la prima volta che si viene a Suzuka eh, così presto nel, nell'arco del calendario, non è la prima volta che si viene in Giappone in realtà così presto, perché nel 94 si corse, ad Aida, quella che ora è l'attuale Okayama, eh, però era il Gran Premio del Pacifico, il Gran Premio del Giappone. Sì, è la prima volta che si corre così presto su una pista come Suzuka, che è una delle più belle dal mio punto di vista. Eh, per quanto riguarda il mondiale, una delle piste più eh, impegnative dal punto di vista dell'aerodinamica. In Particolare il primo settore storico, eh, lo Snake, dove si entra da a curva 3, 4, 5, 6, poi arrivare al curvone Dunlop. Una pista che mette a dura prova anche i piloti, non è infrequente qua vedere errori anche proprio da parte dei piloti, perché è una pista vecchio stile con vie di fuga che non consentono errori. Eh, L'abbiamo visto anche in FP1 con il botto di Logan Sargent, appunto al curvone Dunlop. Ma ehm, è un tracciato sì, che solitamente segna il mondiale, anche perché ehm, è molto in là nel calendario. Eh, abbiamo visto tanti duelli, sarà interessante capire mh, come la affronteranno i piloti così presto in campionato, anche perché si arriva con vetture che fatalmente sono meno sviluppate dal punto di vista ehm, appunto. Dei pacchetti portati da parte delle squadre al momento che siamo ancora inizio campionato. Ehm, soprattutto è una pista che ci darà il, tutte le risposte che stiamo cercando, credo, dal punto di vista della bontà del, ehm, dei progetti, no? Eh, credo che in particolare alla fine delle qualifiche avremo un'idea di chi ha veramente lavorato bene sul, sul, sull'aerodinamica della vettura. E, credo già di avere un'idea su chi possa essere davanti al termine di queste qualifiche, eh, poi la gara sarà molto probabile, può darsi che la gara sia un'altra storia, eh, però avremo tutti, diciamo che avremo i valori in campo reali ecco al termine delle qualifiche di Suzuka. Ecco Franco come dicevamo in precedenza mentre salutiamo già tutti coloro che sono collegati con noi a partire da Nicola poi Enzo Senatore che ci dice anche è stata una bella idea anticipare Suzuka merita di essere più importante per il uh, mondiale e poi Alberto ci chiede solita noia forse con riferimento al domino predominio. che abbiamo visto nelle qualifiche anzi nell'anticipo nell delle qualifiche da parte di Max Verstappen insomma uh, Dici tu qualcosa, Frank? Quali sono le, gli elementi sc scaturiti al termine di questa FP3 che effettivamente hanno sancito ancora una volta? Un Max Verstappen che sembra avere qualcosina in più, una Ferrari come dicevamo promettente sul passo gara. Forse una scelta da parte degli uomini di, Mar di Maranello di concentrarsi maggiormente proprio sull'assetto sull in vista della gara. Di certo non lascia tanto tranquilli i tifosi alla rossa il fatto che stamane uh, i Sainz e Leclerc non siano riusciti ad avvicinare le prestazioni del gruppo di testa. ma Sicuramente Max Verstappen è parte da favorito anche per questa sessione di qualità, questa senza ombra di dubbio, però penso che ci divertiremo perché ci sarà da capire il livello di McLaren e il livello di Ferrari, soprattutto nel primo settore dove questa mattina pagava 5 decimi dalla Red Bull di Max Verstappen. Eh, bisognerà anche vedere la Mercedes che stamattina era in terza e quarta posizione con Russell e gli USA. sappiamo come il team di Stoccarda vada sempre a spingere durante le prove libere e poi fare un passo indietro durante eh, le qualifiche. Attenzione anche all'Aston Martin di Fernando Alonso, che questa mattina ha concluso col quinto tempo. Ma qui ha portato un pacchetto evolutivo abbondantemente sfruttato nel corso della prima sessione di prove libere da nella mattinata anche sulla vettura di Fernando Alonso è stato montato questo pacchetto di innovazione e la sensazione è che l'Aston abbia fatto un buon passo avanti soprattutto in, in condizioni di passo gara l'abbiamo visto questa mattina con il, la simulazione fatta con gomma bianca da Fernando Alonso e dall'Inzestrono Insomma, mancano soltanto pochi istanti alla via di questa sessione di qualifiche. Come sempre, grande entusiasmo sugli spalti del circuito giapponese. Ricordi, Nicola, che negli anni eh, d'oro, diciamo così, della lotta anche in casa Honda tra eh, l'Emprosta e Ayrton Sen, veniva addirittura. I biglietti venivano estratti dopo una lotteria perché la richiesta di biglietti era talmente alta per partecipare all'evento nel weekend giapponese che vi era una sorta di estrazione per consentire ai fortunati di partecipare alla, alla, al Gran Premio in una delle tre sessioni. Insomma, diciamo che la passione non è mai venuta a mancare nella terra del sollevante per quanto riguarda la Formula 1. No, è un, è un paese che ha una grande tradizione dal punto di vista del motorsport, dello sport in generale, ma del motorsport in particolare, quindi è uno di quei paesi in cui assolutamente si deve andare a, a correre, è uno di quei paesi che ci ha regalato grandi emozioni, se i tifosi qui sono sempre molto caldi, no, se vogliamo, hanno una grande passione, vediamo che tutti, per tutti i piloti, no? poi il bello è che sono coloratissimi, hanno... Diciamo un, un, un grande rispetto per tutti i piloti, e um, anche nei due anni recenti, eh, recentemente, in cui si è andati a correre sul tracciato del Fuji, non è mancato l'apporto: no, dei, dei tifosi. Quindi, questo assolutamente è un chiaro segnale che um, da queste parti, la Formula 1 è assolutamente fondamentale che eh, continui le, le, le proprie apparizioni. Um, vedremo. Tra l'altro, il fatto di aver spostato il Gran Premio. In anticipo non ha sortito alcun effetto da questo punto di vista fortunatamente nel senso che comunque sì abbiamo sempre abbiamo il tutto esaurito anche in aprile e non solo in ottobre quando chiaramente magari si, si andava ad assegnare il titolo eh, intanto ci siamo e marco cominciano a scendere in pista le vetture ci siamo dunque inizia la sessione di qualifiche con Kevin Magnussen che è il primo a rompere gli indugi dunque il pilota danese della Haas, accolto da un caloroso applauso da parte del pubblico giapponese che apre questa sessione. Grande attesa, Frank, anche per Yuki Tsunoda. Ieri abbiamo visto Iwasa anche al volante della Racing Bulls, in sostituzione di Daniel Ricciardo, però Yuki Tsunoda non poteva scegliere il periodo migliore per poter arrivare in Giappone sulla pista di casa perché reduce da un doppio piazzamento in zona punti, eh sì, non tsunoda in palla. Nel Racing Pulse, a differenza del suo compagno di squadra, Daniel Ricciardo, abbiamo sentito prima il boato quando è stato inquadrato dalla regia internazionale, il boato del pubblico di Suzuka, una Suzuka appena. In ordine, in ordine di post sulle gratinate e anche sulle tribune, lo possiamo vedere anche dal primo giro che stiamo commentando, quello di Kevin Magnussen. Eh, sì, molto probabilmente per lui, per il suo l'obiettivo massimo sarà quello di entrare nel Q3 con questa Racing Pulse che ha portato degli aggiornamenti, un nuovo fondo anche per loro, quindi si aspettano di poter entrare a far parte della top ten. Sì, a proposito di novità, ricordiamo che le vetture che hanno portato il pacchetto di aggiornamenti più significativo sono sicuramente Aston Martin da un certo punto di vista, Red Bull dall'altro. Qualche novità anche per la Ferrari all'altezza della sospensione posteriore. Però attendiamo eh, per quanto riguarda la rossa, ulteriori aggiornamenti, soprattutto a partire dalla gara di Miami, poi naturalmente anche con la stagione europea c'è grande attesa già a Imola per quanto riguarda il ritorno della Formula 1 dopo la forzata assenza della scorsa stagione però un segnale chiaro secondo me anche da parte di Red Bull Nicola quello che non si vuole non ci si vuole sedere sugli allori anzi in, nel team di Milton Keynes si punta sempre a crescere, prova ne è il fatto che proprio la scuderia campione del mondo è stata tra le primissime vetture a proporre un aggiornamento uh, di, in termini di pacchetto aerodinamico qui a Suzuka. Mm, ma sai, è, è la forza, questa è la forza dei vincenti, quella di non fermarsi mai e di, di non guardarsi mai alle spalle, ma di guardare sempre avanti. Eh, questa è, è la forza dei, dei vincenti e dei vincitori. Io adesso apro subito una piccola polemica, ma vedere come hanno festeggiato in Ferrari la vittoria di Melbourne con quella, quella foto che non c'era tut, tutti i dipendenti Ferrari a Maranello. Hai vinto una gara perché si è ritirato Verstappen. Cioè, secondo me lo spirito vincente è quello di Red Bull, non è quello di Ferrari. Ecco, da questo punto di vista, poi spero di essere smentito oggi. Ecco. E intanto, fateci sapere cosa ne pensate, anche voi che ci state seguendo su questa piccola provocazione, se vogliamo, da parte eh, di Nicola. Sì, sì, intanto... <ride> 18 gradi la temperatura dell'aria a Suzuka, quindi temperatura che si è leggermente alzata rispetto alla giornata di ieri. Nell'FP2 ricordiamo soltanto 13 gradi, vento 1.7 metri al secondo, temperatura della pista al momento 28 gradi. Quindi abbiamo dato anche gli aggiornamenti dal punto di vista meteo. Gara di casa anche per Ayao Komatsu, ovvero il team principal della AS con Kevin Magnussen come vedete in sovraimpressione che è il primo pilota a realizzare un crono ovvero 131 203 si unisce adesso alla compagnia anche Logan Sargent Nicola abbiamo parlato del pilota americano soprattutto per il crash accorso ieri nelle FP1 Logan Sargent che ricordiamo torna in azione almeno domani si schiererà al via dopo l'incrascioso episodio di Melbourne vogliamo definirlo così sì, è un episodio increscioso e brutto, al di là di tutti i ragionamenti che possiamo fare tra Albon, Sargeant, Williams, um, ma la Formula 1 non può permettersi un Gran Premio in cui partono in 19. E, e questa è una cosa che, su cui devono ragionare, l'abbiamo scritto anche su un prezzo sull'IGP, deve, deve ragionare Liberty Media, deve ragionare tutto il mondo del circus, perché è una cosa che Williams, che, sia, che è un team comunque storico. Che ha fatto la storia della Formula 1 e tutto il resto che si presenta senza telaio di scorta a Melbourne è scandaloso! Cioè, è veramente è impensabile. Poi non vogliono fare entrare Andretti e perché c'è da dividere la torta in 11 non in 10, e poi non fai un telaio di scorta. Io fossi la federazione Liberty Media o okay, chi okay per loro, ma. Questa, questa Beh, è una cosa da nessuno valutare. ha detto nulla. Non, no, ma loro lo stesso. Diciamo, lo scandalo bene, tanto... non, non è stato evidenziato da parte di nessuno. Evidentemente, no, a qualcuno sta stesso. bene così. Ma tanto, Netflix è lo stesso. Quindi a loro non interessa. Tanto qui vediamo tanto Attenzione: grande traffico in uscita dalla corsia box con Russell che, evidentemente, ha avuto il segnale di via libera dal proprio box per uscire dal garage e si accorda soltanto all'ultimo che stava transitando in quel momento la McLaren di Lando Norris e si è sfiorato un contatto seppur a bassissima velocità in pit lane soltanto per pochi centimetri. Beh, insomma, abbiamo dovuto attendere almeno sette minuti di uh, vuoto, possiamo così dire, perché il solo Magnus di fatto è entrato in pista. Frank, ma adesso tutti sono entrati in azione. Grande traffic, uscita dalla pit lane. Come vedete anche dalla nostra mappa in uh, sovraimpressione, tanti piloti pronti per il giro di lancio: sì, solamente cinque piloti sono rimasti ai box. e tu nota, Walter Bolz, Wayunjo e Nico Hulkenberg: tutti sono in pista con gomma rossa. Intanto l'episodio tra Rastel e Piastri. Verrà investigato dopo la sessione per Unseif Release e molto probabilmente lì potrebbe esserci qualcosa da discutere per George Russell. Eh, abbiamo segnalato da segnalare anche un team radio nel giro alto di Carlos Sainz, che ha sottolineato eh, di avere del sottosterzo in curva 5 e del sovrasterzo in curva 8. Inizia in questo momento il giro di Max Verstappen con tante scindille nella zona dello Snake, e sarà lì forse dove la Red Bull farà davvero tanta differenza. Lì e nel terzo settore, nel terzo settore davvero inavvicinabile. Nel primo settore potrebbe essere terreno di conquista, terreno di caccia della McLaren. Sì, l'abbiamo visto del resto anche nelle prove libere lo scorso anno. Tra l'altro, parliamo di un'edizione del Gran Premio che si è svolta soltanto sei mesi fa, di fatto, perché si corse a Suzuka nello scorso, uh, alla fine del mese di settembre. La Red Bull riuscì a fare la differenza, soprattutto nel. Uh, terzo settore anche in virtù di una velocità di punta nettamente più elevata staremo a vedere se questi parametri si andranno a confermare anche nel corso di questo weekend con una monoposto che è sembrata essere molto equilibrata soprattutto nel primo settore il famoso Snake laddove è necessario chiaramente un, un bilanciamento ottimale della vettura per poter rendere al meglio adesso Verstappen naturalmente sta affrontando il secondo settore esce dalla Spoon la famosa curva cucchiaio che mette sulla lungo rettifilo che porta alla 130R Nicola, questo è uno dei circuiti in cui i nomi delle curve praticamente si conoscono a memoria, segno evidente di come la storia abbia giocato un ruolo fondamentale per quanto riguarda questa tracciata. Attendiamo intanto la conclusione del giro di Verstappen per darvi il riscontro cronometrico 1.28866 per Max Verstappen. Questo è il nuovo riferimento con Perez che si piazza alle sue spalle con un distacco di 437 millesimi. Nicola. Sì, mezzo secondo già quasi al compagno di squadra, direi che è un chiaro segnale. Arriva anche Leclerc che chiude in terza piazza, attenzione, un secondo Leclerc di distacco da Verstappen in questo primo tentativo, 21-29-886 per Leclerc, meglio di lui fa Carlo Sainz, 29-513, arriva anche Lewis Hamilton con un 29-6, un brutto tentativo da parte di eh, Leclerc che è dietro anche a George Russell in questo momento, quindi non è partita bene. Per il Monegasco, questa sessione e neanche per Sainz, però vediamo. Ehm, credo che la Ferrari abbia fatto un primo giro con tanto traffico, se non ho visto male anche dal tracker. Sì, effettivamente la sensazione è quella, anche perché abbiamo effettivamente piloti in questo momento che stanno affrontando il proprio giro veloce con Yuki Tsunoda che si mette di traverso in questo momento. Che si sta cercando di districare tra le vetture che procedono più lentamente, e vedremo tra poco quello che sarà il tentativo da parte dell'idolo di casa: Verstappen 1-28, Alonso 29-2, poi Perez 29-3, Piastri 29-4, Sainz 29-5, e a seguire Hamilton in 29-6, Russell 29-7, Leclerc in 29-8. Quindi abbiamo Frank, una, un distacchi. Di Sicuramente molto, molto ridotti, eccezione fatte per Max Verstappen che da subito sembra essere là davanti a fare un altro sport. Max Verstappen che fa la differenza nel primo settore: 31,0 per il pilota olandese, 31,3 per Carlo Sainz, 31,7 per Charles Leclerc, 31,2 invece per il duo McLaren-Norris e Piastri. Eh, la sensazione è che la Ferrari sia ripartita da dove si era fermata in FP3, ovvero un, un giro di qualifica, un giro di push con la gomma rossa. Un po' in, in difficoltà, vedremo se andranno a fare qualche regolazione sull'ala anteriore, ricordando che. E si, possono, si può intervenire sui click i famosi clic dell'anteriore, aspettiamo però anche il, il riferimento di Landon Norris che arriva davanti alla seconda fotocella con 560 millesimi di ritardo nel confronto con Max Verstappen, una McLaren che sembra essere in palla, ma attenzione a Fernando Alonso 1,29, 254, si mette in seconda posizione a 13.000 Verstappen, non ho chiude il giro in questo momento, solo sesto, 1,29,5, ci aspettavamo di più ha fatto però un errore ha fatto un errore all'altezza della Casio è arrivato molto veloce ha avuto un po' di sovrasterzo nella prima curva delle, della S Casio e lì sicuramente ha perso tanto sì abbiamo visto in effetti una traiettoria anomala per Lando Norris che come vedete è andato a piazzarsi in sesta posizione 29.5 dicevamo di stacchi sicuramente molto ridotti un decimo tra ogni pilota eccezione fatta per Max Verstappen che ha rifilato quattro decimi quasi a Fernando Alonso, Aston Martin, che sembra essere in palla. Ricordiamo che nella giornata di ieri era stato il solo Lance Stroll a montare gli aggiornamenti sulla monoposto eh, che sono presenti anche sulla vettura di Fernando Alonso. Chiaramente prove comparative per quanto riguarda i due piloti in casa Aston Martin con il vecchio pacchetto aerodinamico che appunto è stato testato ieri e portato in pista da Fernando Alonso con le novità invece per Lance Stroll. Intanto, visto che sono rientrati quasi tutti i piloti box, leggiamo anche il parere di Enzo a proposito della, della questione sollevata da, da Nicola che dice "Non sono d'accordo, vero che si è ritirato Verstappen, ma le gare si vincono perché tutto fila liscio, inoltre chi non esulta è un mediocre". Insomma, questione di punti di vista. Stiamo parlando naturalmente della della gioia espressa dai dipendenti Ferrari l'indomani del successo di Melbourne. Diciamo che eh, per tutti sarebbe bello avere fare l'abitudine alla vittoria forse proprio la mancanza di abitudine al successo Nicola che ha portato chiaramente poi Ferrari in maniera giusta o meno giusta insomma poi i pareri sono discordanti da questo punto di vista a celebrare in questo modo il successo. Sì, sì ma io non discuto cioè io dico francamente una celebrazione così mi sta bene se vinci il mondiale o se vinci 4, 5, o torni a vincere 4 o 5 gare in una stagione dopo aver vinto una gara sola la terza dell'anno. Insomma, io non, non credo che sia. al cioè, di là di chi so, le frasi fatte piacciono a tutti, però non, secondo me se parliamo di mentalità vincente, ecco, quella forse quello se vogliamo è un esempio. Non proprio di mentalità così vincente, come invece è quello di Red Bull, che nonostante tutto continua a portare aggiornamenti, continua a essere la vettura più veloce, nonostante tutto quello che sta succedendo in Red Bull, che non è una cosa piccola quella che sta succedendo in Red Bull. Voi pensate quello che sta succedendo in Red Bull, se stesse succedendo in Ferrari? Cosa succede? Beh, in realtà eh, Red Bull sta cercando di calmare le acque dopo il polverone. Per usare un eufemismo che è scoppiato nel corso delle prime uscite stagionali si continua a discutere sul futuro degli uomini chiave in seno al team di Milton Keynes, si è parlato del futuro di Christian Horner, si è parlato del futuro di Helmut Marko, di quello di Max Verstappen, naturalmente continuano la situazione in continua evoluzione anche per le faide interne per quanto riguarda legate chiaramente alla proprietà da un lato la Uh, ne abbiamo parlato più volte la parte thailandese e dall'altro quella uh, austriaca, insomma non, non è semplice la situazione, però diciamo che Red Bull, se non altro dal punto di vista dei risultati sportivi, non sta assolutamente, uh, non, non sta per essere penalizzata, non sta venendo penalizzata da questa situazione, anzi, continua davvero di poter uh, dimostrarsi al top, soprattutto con Max Verstappen, in attesa poi di capire anche quelle che saranno le evoluzioni dal punto di vista del mercato piloti, perché poi ricordiamoci, mh, ne approfittiamo visto che tra poco entreranno i piloti nuovamente in pista, c'è anche un Carlos Sainz, Frank che è lì pronto, che sta dicendo di stare parlando con tutti per il 2025 e sarà interessante capire quella che potrà essere la scelta del pilota spagnolo, che in questo momento è il pilota più gettonato, sicuramente. Sì, un, uh, Carlo Senza sta parlando con tutti nella giornata di ieri ed è stato beccato a parlare con uh, il Motto Marco. Quindi, sicuramente eh, si parla con tutti: parla con tutti e deve cercare un posto al più presto perché il mercato piloti 2025 potrebbe davvero impazzire se mai Max Verstappen decidesse di andare via davvero da Red Bull potrebbe andare in Mercedes, lui potrebbe andare in Red Bull insomma è un mercato in cui quasi si aspetta e la quede prima della tempesta la definirei così il mercato piloti del 2025 perché può succedere davvero di tutto tanti movimenti di mercato e Carlos Sainz è uno di quelli che deve tra virgolette darsi una mossa anche perché questa mossa l'aspetta la, l'Audi che in discrezione delle ultime, degli ultimi giorni sarebbe interessato ovviamente a Carlo Sainz questa non è, non è certo una novità, ma vuole una risposta entro il 15 di aprile. Vedremo. Per rispondere intanto hai detto quiete prima della tempesta, un po' quello che sta accadendo in questa Q1, perché adesso c'è stato qualche minuto di quiete, ma ora siamo pronti per vedere la uh, sfida nuovamente con tutti i piloti in azione che sono rientrati in uh, pista. Si è concluso da poco anche il tentativo per quanto riguarda la Williams di Alexander Albon. Sarà chiaramente interessante cercare di capire chi riuscirà ad evitare la tagliola della Q1. Al momento sarebbero eliminati Ocon, Gasly, Ulkenberg, Magnussen e Guan Yuju. Ma tra poco avremo nuovamente i riscontri per quanto riguarda i piloti alle prese con il loro secondo tentativo. Andiamo a leggere nel frattempo anche qualche altro commento che ci arriva dai nostri amici collegati. Ci saluta Federico. Ci saluta Mauro. Un saluto anche ad Alessio che dice incrociamo le dita, voglio un'altra doppietta a Forza Ferrari. Poi ancora Mauro Rossi. Ci chiede: il passo a gara a Ferrari è davvero interessante come ho letto da qualche parte. Mentre Alessio dice il Red Bull non succede perché sono simpatici, <ride> non sono particolarmente simpatici ad Alessio in casa Red Bull mentre Aspire ci chiede Leclerc ha fatto qualche errore nel primo tentativo sicuramente non è stato un tentativo pulito quello del pilota Monegasco che però ora è in pista vediamo se riuscirà a migliorarsi Charles Leclerc, Roberto intanto ci scrive Alpine sempre peggio effettivamente non riesce a uscire da questa crisi tecnica Alpine che sta cercando di lavorare per sgrossare una vettura nata sicuramente male. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di questa sessione Q1 di qualifica con Verstappen che ha 388 millesimi di vantaggio nei confronti di Alonso. C'è cioè Charles Leclerc in pista. Lo vedete anche dalla nostra sovraimpressione: Leclerc che sta affrontando ora il curvone 130R per, con il record nel settore centrale. Attenzione per Charles Leclerc. Lo vedete, Fuxia il T2 40 084 per Leclerc che dunque ha fatto meglio di Verstappen in quel punto per 16 millesimi e balza in quarta posizione Charles Leclerc 1 29 338 con un distacco di 472 millesimi dalla vetta sono fermi box tutti big sono rientrati in pista invece Leclerc Zunoda Stroll Bottas Ricciardo e poi i piloti che eh, sono in lotta per evitare il taglio, dunque attenzione arriva la bandiera a scacchi in questo momento Magnussen è fuori, è il primo eliminato Magnussen che è sedicesimo Sargent non è rientrato in box, quindi eliminato anche il pilota statunitense della Williams attenzione anche a Nico Hulkenberg che deve scrollarsi dalla diciannovesima posizione, balza in undicesima elimina al momento Daniel Ricciardo che però è in pista, attenzione a Daniel Ricciardo, attenzione anche a Esteban Ocon, impegnato quest'ultimo nella chicane che precede il rettifilo box, vediamo il pilota francese che sale in decima posizione, al momento dunque fuori Bottas, Ricciardo Gasly, Magnussen, Sargent e giù abbiamo Ricciardo, grande prestazione per Daniel Ricciardo con la nona piazza, mette un po' a tacere, tante troppe voci, arriva anche Yuki Tsunoda, l'idro di casa che si piazza alle spalle di Daniel Ricciardo salendo in decima posizione, attendiamo a questo punto le due kick sauber con Bottas ottavo davanti a Hamilton, poi Guan giù. ultima curva per il cinese che rimane malinconicamente in ultima posizione, dunque eliminati in questa Q1 a sorpresa Lance Stroll, incredibile Lance Stroll con l'Aston Martin con Alonso che ha chiuso in seconda posizione, Lance Stroll eh, viene eh, eliminato in questa Q1, sedicesimo tempo per il pilota canadese, evidentemente un po' anche di traffico perché Facciamo fatica a credere in una prestazione così poco performante da parte del pilota canadese, fuori anche l'Alpine con Pierre Gasly, fuori Kevin Magnussen, fuori Logan Sargent, fuori anche Guanio Giù Insomma, abbiamo Nicola eliminato una Stone Martin, un Alpine, una Ass, una Williams e una Kick Sauber. Ce n'è un po' per tutti, un po' di amaro per tutti, mettiamola così. Sì, eh, diciamo che sono stati eliminati di questi team i piloti che hanno meno spunto sul giro veloce. Eh, Ocon l'abbiamo già visto nell'Alpin passare il turno anche in, in Australia e nella nell'As, peccato perché è un team che sta eh, avendo comunque ottimi risultati in questa inizio stagione. Con Hülkenberg, che però è più veloce, è più performante di Magnussen, diciamo dal punto di vista della qualifica del giro secco. Quindi, eh, Hülkenberg riesce spesso a portarla fino al, anche al Q3, a volte eh, Magnussen fa più fatica da questo punto di vista. Eh, stesso ragionamento per Logan Sargent. Eh, Joe, anche lui un grandissimo divario rispetto a Bottas. Che, sì, in realtà è mezzo secondo di divario, eh, però è un mezzo secondo in cui ci sono 12 posizioni, quindi però non scopriamo certo adesso che il cinese forse per quanto riguarda soprattutto la qualifica non è il miglior qualificatore ecco dei due mm, diciamo che comunque botta si è tirato a fare un giro molto veloce molto performante nell'ultimo tentativo eh, intanto vediamo Joe lo rivediamo sì anche lui ha un leggero sovrasterzo in ingresso alla casio però insomma ehm, probabilmente aveva già fatto un giro non proprio se vogliamo dei migliori e un team che comunque ha prestazioni molto altalenanti, quello di Steak Sauber, sta vivendo una situazione di transito, se vogliamo, in attesa di Audi e diciamo che i risultati lo dimostrano. Ecco, ecco ci chiedono uh, se Stroll abbia avuto qualche problema, Franca, se è riuscito a percepire qualcosa, vediamo anche dai vari... Intertempi come abbia girato Stroll 31 e 3 nel primo settore prendendo due decimi da Alonso, 45 nel secondo altri tre decimi, 17 e 9 nel terzo un altro decimo insomma un distacco di uh, quasi nove decimi dal proprio compagno di squadra che peraltro non ha effettuato il secondo tentativo di fatto Aston Martin si ritrova con un pilota a lottare per la prima fila e un altro eliminato subito nel P1 No, non ci sono stati errori particolari da parte di, di Stroll che per 61 millesimi non passa il taglio del eh, Q1. 8 decimi di stacco, come hai detto tu tra Stroll e Fernando Alonso. Eh, sicuramente una grossa delusione per lui. Eh, con una Son Martin che in questo weekend sembra essere competitiva, però non abbiamo avuto nessun replay. Eh, delude anche sicuramente la asse di Kevin Magnussen, soprattutto Kevin Magnussen perché è Ulkenberg che è riuscito a passare in P14 e lui invece solamente P18, sentiamo anche l'esultanza di Ocon per il passaggio del turno qui ci dimostrano anche eh, Pierre Gasly in diciassettesima posizione, lui non è riuscito a superare il taglio, ha preso 4 decimi al suo compagno di squadra il passaggio alla Spoon Curve con un piccolo largo per il pilota francese del del Team Alpine. Sì, Pierre Gasly che Conferma le proprie difficoltà, avvio di stagione davvero in salita, per usare un eufemismo per quanto riguarda l'Alpin, con Gasly eliminato anche in questa occasione nel corso del Q1. E tra l'altro permettetemi anche una piccola parentesi, visto che siamo su Zuca e ricordo non può non andare anche a Jules Bianchi eh, dopo eh, il tragico incidente avvenuto appunto. Nella, proprio sulla tracciato giapponese Pierre Gasly era tra i piloti sicuramente più legati a Jules Bianchi come lo stesso Charles Leclerc e Nicola naturalmente è impossibile non pensare a Jules Bianchi quando si torna a Suzuka sì, eh, quest'anno ricorrerà il decimo anniversario dell'incidente di Jules Bianchi, eh, Charles Leclerc l'ha anche omaggiato con il casco che vedete indossa in questo weekend, è chiaramente un, weekend, è un eh, anniversario se vogliamo un po' eh, spurio, nel senso che si correva molto più avanti a Suzuka, l'abbiamo detto, eh, però chiaramente eh, sono dieci anni appunto dal, dall'incidente di Bianchi, Um, un incidente che ha portato via forse uno dei più um, piloti, dei fi, piloti più forti della sua generazione era un pilota della Driver Academy e Charles Leclerc era molto legato così come Pierre Gasly a ah, Jules Bianchi sicuramente un talento che eh, non, è, non è riuscito a esprimersi se vogliamo sui livelli che forse gli sarebbero stati più consoni ecco. sì un ricordo naturalmente va da parte nostra anche a Jules Bianchi nel transitare in quel punto della pista, nel rivivere quei momenti che eh, insomma anche, anche personalmente ricordo molto bene, eravamo anche collegati proprio in, in diretta per quello che era il nostro podcast all'epoca sui gran premi di Formula 1 quando ci furono quelle immagini della Sauber di eh, Sutil incidentata e non si riuscì a capire eh, nelle prime fasi cosa fosse accaduto un Gran Premio chiaramente condizionato da una pioggia battente da un'oscurità incombente insomma il tragico epilogo con la scomparsa di Jules Bianchi che vogliamo ricordare anche quest'oggi si riparte si riparte con la Q2 e a scendere in pista sono le due Red Bull con Sergio Perez seguito da Max Verstappen intanto leggiamo anche qualche commento che ci arriva Grazie a Nino che ci fa i complimenti. Commentatori su Sky, beh, non, non vorremmo montarci la testa naturalmente, Nicola, quindi noi teniamo un basso profilo. Grazie comunque, Nino. Anche perché, perché, perché possiamo... non ci chiamano. Quindi. Non ci chiamano. No. <ride> C'è poco da fare. Gaetano, grazie per essere nostra compagnia. Buongiorno anche a te e poi anche Grand Prix Pietri che rivive quei momenti con... Uh, appunto l'episodio che coinvolse tragicamente Jules Bianchi salutiamo anche Flavio che uh, ci ringrazia per aver ricordato Jules Bianchi e è, naturalmente il minimo che si possa fare nel momento in cui si corre a Suzuka e anche il ricordo dei piloti inevitabilmente va alla memoria del pilota uh, tragicamente scomparso Frank allora ci siamo Q2 Red Bull che aprono le danze in questa Sessione in maniera un po' atipica, qua, sembra quasi che vogliano andare a fare a, a pulire la pista. tra virgolette Ovviamente, non è così. Una scelta strategica per quanto riguarda le due monoposto di Milton Keynes. Adesso si unisce alla compagnia anche eh, Nico Hulkenberg. Per cui, tra poco avremo anche gli altri protagonisti in azione per questa Q2. Sì, Max, le sta a per Bene, sono in pista con una gomma rossa nuova e eh, loro non aspettano il track evolution della pista. Eh, si aspetta circa 4, Ci si aspetta un vantaggio di 4 decimi tra i primi giri del Q2 e gli ultimi giri del, della sessione. Vedremo se effettivamente ci sarà tra, questa grande evoluzione della pista, come abbiamo visto nel corso del Q1. E molto ovviamente c'è Allecchette che entrerà in pista con gomma rossa usata. Lui ha utilizzato due set di gomme rossa a differenza di Sainz, Verstappen e Perez. Vedremo il primo giro di Verstappen. Inizia proprio in questo momento. Con abbiamo visto anche gli onboard camera del pilota olandese che alla Degener in curva 7 riesce davvero a portare dentro tantissima velocità all'uscita dello Snake, ed è l'unico a riuscirci dell'otto dei 20 piloti in pista. E allora impegnato nel proprio giro veloce Max Verstappen con Perez, record nel primo settore 31.0, attendiamo anche Verstappen che risulta più lento di 16 millesimi rispetto al proprio compagno di squadra, dunque duello almeno nel primo settore tra due piloti Red Bull, attendiamo il riscontro del secondo settore con Verstappen in questo momento impegnato al tornantino, Sergio Perez lo vedete anche dalla nostra grafica leggermente più avanti ha già affrontato la curva. Spoon con il crono di 40008 nel secondo settore. Interessante adesso vedere il riscontro cronometrico per quanto riguarda Max Verstappen, vediamo se riuscirà a fare la uh, differenza nel secondo settore con Verstappen che transita in questo momento nel T2 40056 ancora più lento e ancora più lento Max Verstappen di qualche millesimo nei confronti di Sergio Perez, trova anche un po' di traffico in uscita dalla 130R. Max Verstappen intanto Perez ha chiuso il proprio tentativo 128 752 arriva ora sul traguardo Max Verstappen che si piazza al comando 128 740 e ha fatto quella minima differenza nel terzo settore Max Verstappen guadagnando quei 12 millesimi Frank che gli hanno consentito di portarsi davanti a Sergio Perez sì, però nell'ultimo settore ha fatto la differenza, Max Verstappen rispetto a Sergio Perez. Ma il grande giro di Sergio Perez, che ha fatto il T1 e il T2 più veloci, 31-0, nel T1. Lì eh, sono gli unici a passare con 31-0, ma Piastri in questo passaggio, 31-0, 20, ci smentisce subito perché si mette lui a, a dominare ha il preso, primo settore. Ha preso una grande scia di Verstappen eh, eh, all'inizio eh. del giro, Piastri. Quindi, questo potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale. Sì, assolutamente sì. Vedremo anche il riferimento di Oscar Piastri lì eh, nel primo settore. Intanto 79 millesimi solamente di ritardo di Fernando Alonso nel primo settore della pista. Anche l'aston sembra volare nella parte dello Snake Vedremo ora la Ferrari in pista con gomma rossa nuova per Carlo Sainz Gomma rossa nuova anche quella per Charles Leclerc che quindi va a utilizzare il treno di gomma nuova subito. Forse cercherà di risparmiare nel secondo passaggio del Q2. Intanto, London se fa. 30.9, il primo a scendere sotto il muro dei 31 secondi nel primo settore Sì, c'è molto equilibrio nel primo settore vedete anche in sovraimpressione con Norris, è l'unico a scendere sotto il muro dei 40, eh, dei 30 secondi dei 31 secondi chiedo scusa, nel primo settore 30.9 per lui, ma attenzione focalizzata adesso su Fernando Alonso che nel T2 ha un distacco di 202 millesimi dalla migliore prestazione di Max Verstappen sembra esserci più equilibrio in questo Q2 anche se attendiamo naturalmente quella che potrà essere la mappatura poi utilizzata dagli uomini Red Bull nel corso della Q3 Alonso chiude il proprio tentativo in terza piazza a tre decimi da Max Verstappen 1.29.082 arriva sul traguardo anche Lewis Hamilton che è decisamente in ritardo un secondo per Hamilton che è il quinto alle spalle anche di Oscar Piastri arriva sul traguardo anche Lando Norris due decimi esatti di ritardo da Max Verstappen dunque abbiamo Verstappen, Perez Norris, Alonso, Piastri, Hamilton e Ulkenberg. al momento con Sunoda che scavalca il pilota Haas e si posiziona in settima piazza al momento non sono ancora entrate in azione le Ferrari almeno per quanto riguarda il proprio giro veloce, non hanno completato il proprio giro veloce, ma sono in pista entrambi, sia Leclerc che Sainz. Vediamo il riscontro cronometrico nel primo settore con Sainz 31.2 in leggero ritardo. Riesce a fare, fa peggio Leclerc 31.246, dunque già un ritardo importante per quanto riguarda le due Ferrari nel primo settore con Leclerc, che però fa bene. Nel settore centrale 40 0, giro sui tempi di Verstappen, attendiamo l'ultima curva per il pilota monegasco per vedere dove riuscirà a posizionarsi in sesta posizione, 1 29 196 per Charles Leclerc che, che accusa un gap di quattro decimi, arriva Carlos Sainz, quinto, 1 099 alle spalle di Alonso. Dunque, situazione Dopo il primo giro di tentativi che vede Verstappen, Perez, le due Red Bull da davanti, poi Norris e Alonso, Sainz e Piastri, Leclerc ed Hamilton, Russell e Bottas, mentre lo sguardo di Antonio Giovinazzi non tradisce alcuna emozione. Nicola. Sì, eh, Leclerc ha avuto ancora una volta, mi è sembrato di vedere dall'onboard, un piccolo sovrasterzo nell'Acasio e questo secondo me gli è costato eh, abbastanza. Eh, credo che però non siano messi bene in Ferrari perché 29-1 eh, per Leclerc con gomma rossa nuova eh, e il prossimo tentativo dovrà farlo con gomma rossa usata perché credo che dovrà un attimo anche cercare di tenersi due treni per il eh, Q3. Eh, non è così, attenzione, perché io non, non sarei così ottimista dal punto di vista probabilmente eh, dovranno cercare di passare il taglio, sicuramente riuscirà a migliorare il tempo con l'evoluzione del tracciato, però dietro di lui qualcuno potrebbe, forse, forse le due Mercedes sicuramente cercheranno di farlo col gomma nuova, da che hanno, usato, hanno fatto gomma usata adesso, e quindi attenzione a qualche, speriamo per la Ferrari, che non ci siano colpi di coda diciamo, da parte dei rivali alle loro spalle. Sì, la sensazione effettivamente è che in Ferrari non dico che abbiano fatto un leggero passo indietro rispetto alle performance mostrate in qualifica nei tre appuntamenti precedenti. Gli avversari però sembrano essere sul pezzo con anche una McLaren e una Aston Martin molto competitive. Frank, anche questa è la tua sensazione. Ferrari che sta un po' faticando rispetto agli appuntamenti precedenti, è vero che ha lavorato molto bene sul passo gara, però la sensazione effettivamente è che. Almeno qui a Suzuka, McLaren e Aston Martin abbiano raggiunto in termini di performance complessiva sul giro di qualifica eh, la rossa di Maranello. Ma la sensazione è che sta un po' faticando, un po' meglio in questo primo giro del. Q2 perché ha fatto 29-0 Carlo Sensi, 29-1 eh, Charles Leclerc? Quinta e settima posizione, fatica, soprattutto nell'ultimo settore della pista. Charles Leclerc, come diceva Nicola, molto bene. C'è stato un errore anche di Charles alla Casio Triangle. La sensazione è che manca un po' di grip, eh, un po' al posteriore, sembra essere questo insomma. Il, il punto dove deve cercare di lavorare la sf24 la, la, la vettura per cercare di trovare qualcosa intanto carlo Sainz rientra in pista forse c'è un eh, problema sì forse ha un problema al pedale dell'acceleratore dice eh. Eh, carlo Sainz l'abbiamo visto saltellare tra virgolette all'ingresso della pit lane nel momento in cui si è fermato ai box sì, hai visto Nicola 30. questa comunicazione di, di Carlo Sainz, come mm. evidenziava giustamente anche il nostro Frank, che lamentava una difficoltà nell'utilizzo del pedale dell'acceleratore, soprattutto a inizio corsa? Eh sì, stiamo a vedere adesso se andranno ad operare proprio su quella parte della vettura. Il problema è se è un problema veramente al, all'inizio corsa dell'acceleratore. Non credo che sia un problema di facile risoluzione e veloce. quindi Attenzione perché potrebbe, potrebbe tenerselo fino alla fine della sessione, fino a questo, a questo punto. Sì, quindi dovrà anche gestire questa problematica Carlos Sainz. Andiamo a riepilogare la situazione in classifica quando siamo in una fase di attesa anche sulle tribune dell'autodromo giapponese. Verstappen al comando con 12 millesimi di vantaggio nei confronti di Cecoperes, poi Norris terzo, Alonso quarto, Sainz quinto, Piastri sesto. Quindi troviamo Leclerc in settima posizione, a seguire Hamilton e Russell, le due Mercedes in ottava e nona, Bottas che va a chiudere la top ten, intanto si stanno, stanno lavorando sulla vettura di Carlos Sainz sì. proprio per ovviare a questo problema. Al momento sarebbero eliminati Tsunodo con Ricciardo, Ulkenberg e Albon, da sottolineare che Albon non è entrato ancora in pista, mentre a Ulkenberg è stato cancellato il tempo per track limits. Frank, qual è la tua sensazione? Cosa arriva dal box Ferrari? Ma stanno lavorando molto probabilmente stanno cercando di controllare proprio il pedale. E leggevo qualche, qualche commento di chat: non sembrerebbe un problema elettrico, ma eh, potrebbe essere proprio qualcosa al pedale. Stavano lavorando in, in quella zona, anche sotto lo sguardo attento di, del delegato della, del tecnico della FIA per cercare di controllare. Ovviamente ricordiamo siamo in regime di parco e Quindi qualsiasi operazione deve essere comunicata alla federazione. Sì, intanto stavamo sorridendo io e Nicole perché il suo quasi omonimo Nico Hulkenberg uh, si è visto cancellare il proprio miglior tempo, uh, il proprio tempo realizzato eh, no. in questa Q2, per una questione di centimetri. Si guadagna e tanto. Si guad ha guadagnato quasi mezzo secondo a fare quella roba lì alla Spoon Ulkenberg. hanno fatto bene a togliergli il tempo. Eh, intanto. Siamo Attenzione. proprio alle, a, a, siamo, siamo alle barzellette qua. Intanto Tsunoda è uscito dalla pit lane, sta procedendo molto lentamente, vediamo se è una scelta o c'è qualche problema per il pilota giapponese che però in questo momento prende la via della pista regolarmente. E allora andiamo a leggere qualche commento mentre il pubblico giapponese è invisibilio per Yuki Tsunoda. Allora con Alberto che scrive «Science arriverà sempre davanti a Leclerc. Enzo, per me oggi queste sono le prestazioni delle Ferrari ed anche in pista, superando per il terzo posto. Poi Gianni, buongiorno ragazzi, vi ascolto senza immagini di riferimento. Grazie Gianni per essere in nostra compagnia. Alessandro, firmerei per un quarto e sesto posto e una vittoria domenica. Difficile vincere partendo quarti e sesti a Suzuka. <ride> questa, sì, vi do questa è, notizia, io, non, ricordo, non è proprio ricordo, facile. Ricordando fare. una statistica, gli ultimi eh, sei vincitori, cinque partivano dalla pole position. Mm. Poi, ma per la gara il meteo come sarà? Adesso andiamo a sguinzagliare il nostro Frank, che è il nostro giuliacci della situazione, l'uomo meteo, per cui Frank adesso ci dirà in tempo reale. Non dovrebbe piovere. Non dovrebbe piovere. Meteo da Suzuka, ci dice che non dovrebbe piovere e poi Grand Prix 3 ci chiede, ragazzi: ma al di là di tutto, per prendere una vostra maglietta sono ancora in giro, come si può fare? È molto semplice. Eh, Grand Prix 3 eh, se vuoi venirci a trovare sabato e domenica prossima. Siamo a Varano de Melegari con la Formula X troverete eh, me e Nicola nel paddock, eh, in cabina di commento. Per cui, per cui per tutti coloro che volessero venirci a, a trovare. A farci visita, insomma, a scambiare due chiacchiere. Saremo sabato e domenica prossima a Varano de Melegari per le gare della Formula X, campionato davvero interessantissimo, che potrete seguire anche in diretta sui canali di livegp.it. Ma concentriamoci sulla cronaca di questa sessione di qualifica Q2. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Frank, Lewis Hamilton, impegnatissimo nel venire a capo di una Mercedes di certo non eccezionale. Eh sì, 29 en el primer pasaje... Per lui e per lui, per, lui se, per George Russell, si sta migliorando però 41 millesimi, addirittura di ritardo solamente nel secondo settore rispetto al tempo di Max Verstappen con Leclerc che, che ha deciso di non scendere in pista col 29-1. Ha un margine di più di un secondo, però c'è tantissima track evolution perché Hamilton si mette in terza posizione: 1-28, 887. Arriva George Russell sul traguardo per salire lui in settima posizione. Leclerc scende in nona. Leclerc scende in nona, Ulkenberg migliora 29.4 e la situazione dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Vedremo la situazione della Racing Point che sta arrivando in, in questo momento. Arriva sul traguardo, undicesima posizione per Esteban Ocon 29.8 Racing Pulso, perdono, ho ricordato un altro, altro sì, dimmer con questi in nome. <ride> Decima posizione per Daniel Ricciardo, 29.4 per 22 millesimi. Attenzione perché si rischia. Grosso Albon passa in dodicesima posizione. Occhio a Juguriz che sta migliorando nell'ultima curva. Juguriz Noda in, in questo momento per mettersi in decima posizione. Ricciardo scende in undicesima posizione. Leclerc che rimane in nona. Ricciardo è fuori. Botas è in tredicesima posizione. Leclerc che è salvo con gli eliminati che sono Ricciardo Hulkem. Perché Valtteri Botas Albon o con il rischio in casa Ferrari abbastanza calcolato, dai. Sì, allora una guerra fratricida in casa Racing Bulls con Yuki Tsunoda che sbatte fuori Daniel Ricciardo per soli 55 millesimi e per la gioia del pubblico giapponese. Ecco, felice anche Tsunoda, good luck, well done guys, dice via radio, insomma è felice di essere approdato ancora una volta nel Q3. Bene comunque anche Daniel Ricciardo, un po' per mettere a tacere. Tante voci inutili, Nicola, sul conto del pilota australiano, da qualcuno dato per finito, ma insomma sta dimostrando di esserci e di potersela giocare. Assolutamente, darmi pari con Yuki Tsunoda, anche se da un pilota del calibro di Ricciardo è lecito attendersi qualcosina in più. Sì, ma sai, le voci allora le vo è stato dato credito a voci su Ricciardo che venivano da un quotidiano, da un giornale, da una rivista, penso neanche da un blog neozelandese, neozelandese. Ma guarda, guarda caso guarda caso di <ride> eh, cioè, eh, voglio dire, diamo credito a queste cose ci sta che un neozelandese metta l'Oson al posto di Ricciardo perché l'Oson è un neozelandese però in realtà eh, insomma, sono trattate tutte voci molto veleitarie da questo punto di vista anche se sappiamo che l'ambiente Red Bull eh, voglio dire, è abbastanza complicato no? eh, però eh, per adesso non credo che Ricciardo rischi più di tanto Mm, Nei proseguo della stagione non lo so, forse sì. Certo che Lawson è un pilota molto forte. Eh, io fossi, insomma, però fossi in Red, fossi in Lawson, eh, comincerei a guardarmi intorno, nel senso che secondo me lui ha le possibilità per andare anche a correre in, per staccarsi dalla del, Red Bull in questo momento in Formula 1. Eh, ci sono, secondo me, tanti posti disponibili per uno con il suo... Con, con il suo stile di guida e le sue capacità. Eh, poi è chiaro che giocano altri fattori, questo sicuramente. Però lo usano a tutte le possibilità per avere anche altri spunti in questo momento in Formula 1. Sì, sarà sicuramente un mercato piloti molto molto interessante perché, dopo un inverno caratterizzato dalla, eh, da una certa stabilità all'interno della griglia, con tutti i 20 piloti confermati, avremo sicuramente una griglia 2025 che si pronuncia molto differente rispetto a quella attuale. Dunque, si è andato a chiudere il Q2 con Verstappen e Perez nelle prime due posizioni, poi Hamilton e Norris al momento in seconda fi fila virtuale, quindi Alonso e Sainz, Rasse e Piastri, Leclerc e Tsunoda che sono stati gli, ul gli ultimi a entrare nel Q3, saranno questi i piloti dunque che andranno a giocarsi la pole position eliminati, Ricciardo, Ulkenberg, Bottas, Albon e anche Esteban Ocon. Tantissimi commenti che ci arrivano, quindi li andiamo a leggere. Bastian ci scrive, è possibile che siano preparati su un assetto gara che non aiuta in qualifica. La sensazione, Bastian, effettivamente oh, è so. che la Ferrari abbia lavorato molto in ottica gara, forse penalizzando, ma consapevolmente, la, uh, la posizione. In qualifica. Poi Gran Pritri. A proposito del discorso magliette ci scrive: eh, Sto a Manchester, lo sappiamo. Gran Pritri, <ride> sappiamo tutto di te. Un po' fuori mano, ma vedremo se faremo qualche trasferta a Manchester o al massimo ti spediamo la maglietta. Dai comunque, vediamo di trovare una soluzione maglietta a cappellino, ma giusto perché sei uno dei nostri ascoltatori più fedeli. Poi Italo ci scrive Forza Nasca in riferimento alla gara della Formula X del prossimo weekend a Varano. Demelegari, Poi Alessio ci scrive oggi è il compleanno di mia moglie, gli fate gli auguri in diretta, si chiama Alessia. Allora, buon compleanno Alessia anche da parte di Nicola e Francesco. Quindi eh, cogliamo anche l'occasione per rivolgere gli auguri in diretta ancora. Flavio, speriamo per la Ferrari un passo gara velocissimo, pit stop perfette con strategie efficaci, altrimenti la vedo. Molto dura. A proposito delle doti divinatorie di Francesco Magadino, abbiamo Enzo che ci chiede: Francesco, domenica vado a fare una passeggiata nella zona Flegrea di Napoli. Pioverà nuvoloso con tempo incerto? Ok, quindi ci puoi dare niente? Non ti sbilanci troppo. però, in ogni caso, eh? <ride> domani vi darò voi la risposta. Domani, domani allora avremo una risposta più accurata da parte del nostro uomo Meteo. No? Scherzi a parte. Ci eh, fa sempre piacere poi scherzare naturalmente anche con i nostri amici che ci seguono. Salvo, forza Ricciardo! Grand Prix 3, viva Tsunoda forever, e poi ancora Matteo dice: Ma la Ferrari servirà una scia di un avversario per arrivare a seconda e terza? Beh, sarebbe, potrebbe rappresentare sicuramente un, un aiuto eh, in vista della eh, possibilità di ottenere un miglioramento. Anche perché la Ferrari pare non stia brillando dal punto di vista della velocità di punta. Ora qui ci stiamo sbizzarrendo anche sugli auguri eh, di compleanno, anche Massimo fa gli auguri a Cristina. Gran Pietrici chiede se Frank è Giuliacci, sì lo vedete, in realtà è lui, eh, non, eh, è camuffato da Magadino, ma in realtà è Giuliacci. E poi anche Luigi, eh, è il tuo compleanno, Luigi. Allora vuole la vittoria per la Ferrari eh, di domani, quindi tanti auguri anche a Luigi che ci segue con... Eh, tanta passione e poi Giovanni. Eh, domani gran premio sul bagnato. Eh, quindi, Frank ci sono delle notizie discordanti sul meteo a quanto pare, però non dovrebbe piovere. Queste sono le nostre informazioni per quanto riguarda il Suzuka. No, non dovrebbe piovere, magari quindi, Giovanni no. ha visto un altro radar. Ok, noi ci fidiamo del nostro Frank perché siamo assolutamente fedeli. Tomare il dirore nel salo, beh, di certo, Nicola. Se parliamo di diluvio, Suzuka eh, non ci ha regalato, eh, no, no, non si è fatta mai mancare nulla da questo punto di vista. Al di là della tragica edizione caratterizzata dal, dall'incidente di Jules Bianchi, però ricordiamo anche un'edizione eh, di una gara bellissima, tiratissima nel 1994, tu la ricordi, Nicola, eh, molto bene. Sì, certo, <ride> assolutamente sì, no, è vero, eh, questo sicuramente. Il duello ma tra Michael Schumacher e Damon Hill, quella Damon gara Hill incredibile sul bagnato. Che vinse, che vinse Damon Hill tra l'altro in quella gara, sì. e, per poi andare a perdere il mondiale um, ad, ad Adelaide, um, ma anche nel 2022, Max Verstappen vinse il. Um, Vinse il mondiale qui a Suzuka su una gara accorciata appunto per, per pioggia, se ci ricordiamo, no? con eh, Leclerc che nel finale andò a fare un errore a concedere poi la, la posizione a Perez e questo gli costò, poi. Cioè, no? Non è che gli costò il mondiale, eh, però fece vincere in anticipo il mondiale a Max Verstappen. Um, credo che il um, sì, la pista domani in teoria io con. Anch'io, le informazioni che ho sono di una pista comunque asciutta. Più o meno vedremo una situazione come oggi: quindi con il tracciato nu con nuvoloso e mh, diciamo ehm, temperature non altissime. Questo sicuramente no, eh, però non dovrebbe esserci pioggia. Ecco, sono cambiate le previsioni rispetto a qualche giorno fa che davano invece pioggia pesante a Suzuka. Ehm, quindi questo staremo a vedere anche, giocherò un po' molto sul. Eh, consumo delle gomme e eh, eh, su magari altri fenomeni che possono eh, svilupparsi. Intanto ci siamo eh, perché eh, si è acceso il semaforo verde, quindi ultimi 12 minuti per vedere chi farà la pole position. Sì, tra l'altro inizia il Q3, pubblico come sempre entusiasta nell'accogliere i protagonisti Lungo il tracciato di Suzuka. A proposito, anche Italo ci scrive sull'edizione del 1994, ricorda gli incidenti di Morbidelli e Brandel, Sì, tra l'altro, con una dinamica molto simile a quella di Martin Brandel rispetto a quella di, di Jules Bianchi, nel senso che andò proprio a, a colpire un, un commissario che stava intervenendo su una monoposta incidentata proprio in quel tratto della pista. E anche un bellissimo duello tra Jean Alesi e Nigel Mansell. insomma, um, parliamo davvero di uh, altri, altri tempi anche se lo ricordiamo effettivamente come fosse ieri. Nino ci chiede quest'anno, comunque Sainz lo vedo un po' più a suo agio sulla SF24 oppure una mia sensazione, da qui dovremmo aprire un capitolo importante rapidissimamente Nicola qual è la tua sensazione su questo argomento Sainz effettivamente sembra essere molto più a suo agio uh, di, di Charles Leclerc oppure è soltanto una questione Diciamo così, di, di coincidenze favorevoli in questa prima parte di stagione? Ma eh, può essere, ricordiamo che è stata così anche la prima parte della scorsa stagione con Sainz che sembrava essere più, più in palla sulla macchina rispetto a Leclerc. Eh, dopo magari nel corso della stagione vedremo un Leclerc che recupera e finisce davanti, magari o comunque sta davanti in campionato. Eh, però mh, diciamo che non ho visto tutta questa differenza fino a questo momento, ecco diciamo mh, forse si sì, sa in sacco qualcosina in più, eh, soprattutto ce l'ha però la lo vedo più qui a Suzuka che dal, anche rispetto a Melbourne, eh, l'Eclerc si ha fatto un errore però mh, la grande differenza tra i due la vedo adesso qui a me, qui a Suzuka eh, rispetto magari anche alla prima gara in Bahrain o a Melbourne, mm, poi staremo a vedere chiaramente dopo la gara, dopo il risultato finale è quello che parla. E allora ci siamo con il primo tentativo nel Q3 in pista, Hamilton Russell e Verstappen per il proprio giro veloce, subito record di Max Verstappen 30.8 nel primo settore, lo vedete anche in sovraimpressione, Hamilton 30.9, Perez quasi sui tempi di Max Verstappen, soltanto 28 millesimi di distacco dal proprio caposquadra, decisamente più lento invece. George Russell 31,1 sono questi dunque i primi riscontri cronometrici in questo tentativo. Record di Hamilton 40,1 nel settore centrale, ma naturalmente attendiamo anche l'arrivo di Max Verstappen. Fa leggermente meglio George Russell, anch'egli 40,1. Attendiamo la conclusione del giro di Lewis Hamilton che transita sulla traguarda in 1,28-766. Portandosi ovviamente al comando, anche perché è il primo pilota ad aver completato il proprio giro arriva anche George Russell. 129-008 si piazza alle spalle di Lewis Hamilton, e ora tocca anche a Max Verstappen. Dopo aver realizzato il record anche nel secondo settore, fa altrettanto nel terzo, 128-240, rifila mezzo secondo alle Mercedes con Perez, che ora si piazza a sua volta in seconda posizione a quattro decimi da Max Verstappen arriva anche all'ultima staccata Fernando Alonso attendiamo i riscontri da parte dell'Aston Martin 40-0 nel settore centrale ha pagato due decimi Fernando Alonso che chiude in quarta posizione alle spalle dunque di Lewis Hamilton si mette tra le due Mercedes Fernando Alonso con Carlos Sainz che sale in terza posizione a 80 millesimi circa da Sergio Perez dunque buona comunque la prestazione di Sainz che è terzo Ora Piastri 1,28-760 si porta in quarta posizione, tendiamo Lando Norris 1,28-489, che tempo per Norris che si piazza in seconda posizione alle spalle di Max Verstappen davanti a Cecco Perez, poi abbiamo Tsunoda 1,30-191 mentre non è entrato in pista per il proprio tentativo Charles Leclerc che a questo punto farà un unico tentativo Frank per il pilota monegasco della Ferrari. Sì, lui ha solamente un set di gomma rossa nuova per questo Q3, non ha deciso di fare il primo run con gomma rossa usata quindi rimane ai box. Gran bel giro quello di Lando Norris 28.4. Ottimo anche quello di Carlos Sainz. Entra in questo momento Charles Leclerc con gomma rossa nuova, non sfruttando 9. il track evolution della pista, però cercando di evitare il più possibile la possibilità di bandiere rosse che potrebbero ovviamente bloccare il crono. Di, del pilota Monegasco eh, 6 minuti e 26 secondi sicuramente la paccherà mezzo decimo un decimo di evoluzione della pista in questi 6 minuti e 18 secondi sì una scelta strategica volta sicuramente a evitare il traffico nelle convulse battute finali ma che eh, permette a Charles Leclerc di poter sfruttare questo unico treno di gomma nuova proprio nel momento in cui la pista è pressoché Deserta con gli altri piloti che stanno affrontando ora il proprio giro di rientro ai box. Verstappen si conferma inavvicinabile, grande prestazione per Lando Norris, che a questo punto potrebbe davvero mettere in dubbio una prima fila interamente targata Red Bull. Con un ceco Perez che non è riuscito a ripetere la prestazione messa a segno nella precedente sessione, si è preso quattro decimi quasi da Max Verstappen. Bene, anche Carlos Sainz a un soffio dà la prestazione del pilota messicano più staccate Aston Martin e Mercedes. La sensazione comunque Nicola è effettivamente che la McLaren sia molto in palla eh, su questo tracciato, eh, se non altro a parità di prestazioni con la Ferrari, quindi se la possono giocare alle spalle del re Max Verstappen. Deve suonare a Maranello deve suonare un campanello d'allarme fortissimo perché la McLaren su una pista che rispecchi i valori in campo in questo momento è per me su certe cose, è davanti a Ferrari. Eh? Spesso, su, per quanto riguarda aerodinamica e quant'altro, c'è il rischio che sia davanti a Ferrari. Quindi attenzione, Ferrari ha un rivale importantissimo. Secondo me, in McLaren in questo momento. Tu dici su una pista vera, tra virgolette, esatto, come di su una pista vera, attenzione, perché McLaren è assolutamente a livello di Ferrari. Eh? Entrando, andiamo Leclerc a commentare, grazie Nicola. Andiamo a commentare il giro di Charles Leclerc impegnato nello Snake, tratto iniziale della pista, dove è importante andare a modulare la pressione sul pedale del gas. Leclerc che non commette errori in un tratto dove la Ferrari non è mai riuscita particolarmente a brillare in questa parte iniziale del weekend. Infatti, accusa un distacco di 240 millesimi dal vertice Charles Leclerc frenatona verso la staccata del Tornantino. Tendiamo ora Charles Leclerc che si lancia in discesa verso il curvone ad affrontare in pieno che conduce alla Spoon. Ricordiamo il riferimento cronometrico per Charles Leclerc che è quello di Max Verstappen 39.8, Verstappen autore del record nel secondo settore. Esce pulito Leclerc, Leclerc dalla Spoon, si osserva anche con attenzione dal Moretto Box quello che sta facendo il pilota Monegasco che Fa meglio di Verstappen nel settore centrale 39, 39,866 per due millesimi. Ha abbassato la migliore prestazione di Verstappen nel settore centrale. Ma i problemi per la Ferrari sono, come abbiamo detto, nel primo e nel terzo settore. Adesso arriva Leclerc sul traguardo. È infatti 1,28786 e soltanto settimo. E soltanto settimo Charles Leclerc che accusa un distacco di mezzo secondo. Qui si esulta sulle tribune. Eh, per quanto riguarda le classiche, eh. però ancora una volta si sì, in difficoltà nel primo e nel terzo settore. Frank, si sì, si sì, perde. Nel primo settore ha perso due decimi già dal suo compagno di squadra. Ma addirittura nell'ultimo settore, in particolar modo nell'ultima curva, 17-8. 14 prestazione cronometrica nel settore 3 guardando i microsettori nel momento in cui va a cercare trazione per uscire dalla Casio Triangolo lì perde sempre costantemente il pilota Monegasco, solamente settima posizione per lui è... al momento ma sai e che dato, in realtà il problema è eh? intanto si lamentava di eh, aver avuto del sottostesso nel primo giro molto probabilmente hanno fatto delle regolazioni sull'ala anteriore il problema però quella curva lì è in ingresso curva, perché arriva sempre in maniera tale che poi la perde a centro curva e a sì. centro curva ha tanto sovrasterzo e infatti, e infatti proprio diciamo quel microsettore quello che vi segnalavo inizia a... è la cazzo triangolo è probabilmente il tratto della cazio triangolo quindi ingresso ed uscita sì Ferrari che non riesce a digerire evidentemente quel tratto della pista, Leclerc dice via radio è il massimo che ho potuto fare onestamente e poi non ho letto, Frank se è riuscito a percepire la dichiarazione delle clerche, insomma, abbastanza era sconsolato. Il il fare, sì, sì, era molto sconsolato, era il meglio che potevo fare praticamente. Inizia il giro anche in questo momento di Sergio Perez e di Carlo Sainz. Perez che sta volando nel primo settore ma molto probabilmente non riuscirà a fare la miglior prestazione cronometrica, 30.8 nel primo settore e Attenzione perché chiaramente a questo punto anche la quarta fila potrebbe essere a rischio per Charles Leclerc, considerando che Alonso e Russell hanno sicuramente margini per potersi migliorare. Chiaramente reputiamo Tsunoda fuori dalla lotta per entrare nelle prime quattro file, però chiaramente se tratta di una prestazione eh, in colore, difficile anche poter ipotizzare una rimonta domani in gara per un Charles Leclerc apparso in difficoltà con la sua Ferrari. Le sue dichiarazioni via radio sono state abbastanza eloquenti. Intanto... Siamo entrati nell'ultimo minuto di questa Q3 con Verstappen che realizza il nuovo record nel primo settore 30.777 per il pilota olandese. Perez, attenzione, gran tempo nel settore centrale, qui leggermente ostacolato, in uscita dalla 130R, ma ha un vantaggio di oltre un decimo Sergio Perez nei confronti di Max Verstappen. Arriva la risposta. Di Verstappen che abbassa nuovamente il suo tempo, Perez si porta in seconda piazza. 1 28, 263 a 23 millesimi dalla propria caposquadra, che però sta completando il proprio ultimo giro. Vediamo Verstappen 128 197 per soli 66 millesimi. Pochissima differenza tra Verstappen e Perez, con Verstappen che comunque riesce a. A portarsi al comando, attenzione, vediamo il tentativo di Sainz che non si migliora, non si migliora. Carlos Sainz rimane dunque in quarta posizione con Norris terzo. Attendiamo il passaggio a questo punto da parte dei piloti che ancora mancano per questo tentativo finale. Alonso, ultima curva per lui, al momento in ottava posizione, il pilota spagnolo che potrebbe strappare. La quarta fila Leclerc e sale in quinta posizione Alonso, quindi si porta in terza fila per quattro millesimi alle spalle di Carlos Sainz, che ricordiamo non si è migliorato nel settore finale, non si è migliorato nella propria ultima uscita in pista. Attendiamo adesso anche eh, George Russell, ricordiamo Verstappen e Perez al momento al comando, Norris che ha preso bandiera terzo e Sainz in seconda fila Alonso e Piastri in quarta si attendono di fatto soltanto le Mercedes con Russell impegnato nell'ultima curva vediamo se riuscirà a scalare di un'altra posizione ricacciando ancora più indietro Charles Leclerc non si migliora non si migliora George Russell dunque Charles Leclerc scatterà dall'ottava posizione e a questo punto attendiamo anche gli ultimi piloti ma dovremmo aver visto eh, tutta ormai la conclusione del giro per quanto riguarda tu tutti i piloti stiamo vedendo anche le immagini che ci arrivano proprio dalla eh, pista di Suzuka con Max Verstappen che dunque va a conquistare la pole position per 66 millesimi nei confronti di Checo Perez, mai così competitivo il pilota messicano che comunque deve accontentarsi di scattare al fianco del proprio compagno di squadra seconda fila per Lando Norris e Carlos Sainz terza fila per Fernando Alonso e Oscar Piastri quarta per Lewis Hamilton e Charles Leclerc a chiudere la top ten troviamo George Russell e Yuki Tsunoda insomma Nicola subito un commento da parte tua con un Verstappen che si conferma in pole Perez minaccioso non abbastanza però per insidiare la leadership del campione del mondo Ferrari che se la gioca con McLaren e Mercedes Mm, sì, in questo momento, però, beh, oltre chiaramente a Verstappen e Red Bull, che su una pista come Suzuka fanno il vuoto, ehm, vedo McLaren decisamente davanti a mm, Ferrari e Mercedes. Ehm, in gara, la Ferrari, evidentemente ha un pacchetto che predilige. La ehm, gara, eh, il passo gara, eh, però, partendo quarto Sainz, ottavo Leclerc, che diventa veramente complicato. A questo punto, andare a m, pensare a qualcosa di un risultato positivo, eh, Russell. Tra l'altro, attenzione perché avrà può darsi che abbia qualche posizione di penalità, eh, dopo quanto è successo all'inizio del Q1 in pit lane. Eh, detto questo, sì, sicuramente grande prestazione di Alonso, credo, con, eh, in quinta posizione con l'Aston Martin. Si è infilato un po' in questa lotta tra McLaren e eh, Ferrari. Sì, tra l'altro, c'è un pacchetto davvero eh, racchiuso in pochissimi millesimi. Perché pensate, dalla quarta piazza di Sainz all'ottava di Leclerc, abbiamo quindi cinque piloti racchiusi nello spazio di 104 millesimi. Quindi. Cinque piloti in un decimo. Frank, confermate le sensazioni della vigilia con un Perez insolitamente vicino a Verstappen, con una McLaren e un Aston Martin, almeno con il suo Alonso sicuramente in forma. Ferrari che ha faticato in qualifica, però domani in gara potrebbe essere un'altra storia. Beh, potrebbe essere un'altra storia, però la qualifica di Suzuka, secondo il mio punto di vista, ridimensiona e non molto e non poco pardon, le, le ambizioni di questa, di questa Ferrari, e soprattutto con Charles Leclerc, che non è riuscito mai a trovare eh, la prestazione. Già nel corso del Q1, quando ha dovuto utilizzare due treni di gomma rossa per passare il taglio anche nel Q2 dietro al suo compagno di squadra Carlo Sainz e nel Q3 ha fatto un giro così così 28.7, forse nel peggior momento eh, della pista perché nell'ultimo tentativo abbiamo visto solamente tre piloti migliorare la propria prestazione cronometrica, Verstappen, Perez e Fernando Alonso. Oggi credo che bisogna fare un plauso a Sergio Perez che si ferma solamente 66 millesimi dal suo compagno di squadra, mai così vicino in qualifica, Perez in questo 2024, bravo Lando Norris a mettersi in terza posizione, la gara domani sarà diversa, ma credo che battere McLaren non sarà facile per Ferrari, intanto, arrivano anche le interviste. Post qualifica da parte di Jean Alesi, un personaggio amatissimo dal popolo ferrarista, ma anche in Giappone. E allora andiamo a ricapitolare quella che sarà la griglia di partenza in vista del Gran Premio del Giappone di domani mattina, che scatterà alle ore 7 italiane: con la prima fila per Verstappen e Perez, la seconda per Norris e Sainz, terza per Alonso e Piastri, quarta per Hamilton e Leclerc, quinta per Russell e Tsunoda, a seguire Ricciardo e Hulkenberg, Bottas e Albon, con Stroll, Gasly e Magnussen, a chiudere il gruppo Sargent e Guanio giù. Appuntamento dunque a domani mattina alle ore 6:45 per il nostro commento live del Gran Premio. Mi raccomando, puntate la sveglia, facciamo colazione insieme e poi tutti a seguire il Gran Premio del Giappone. Sarà una gara sicuramente eh, divertente con una relativa incertezza anche legata al meteo. Ma il nostro Frank sicuramente ci aggiornerà da questo punto di vista. Ovviamente, vi diamo appuntamento. Non piove, non piove ragazzi, non piove, tranquilli. Vi diamo appuntamento anche eh, sui nostri canali su livegp.it per eh, tutti gli approfondimenti su queste qualifiche. Se vi è piaciuto questo video, eh, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanellina o comunque a mettere un mi piace a questo video. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, siete come sempre stati eh, tantissimi. Eh, abbiamo letto tutti i vostri commenti. Quindi, grazie, Grand Prix Tree, grazie Nino, grazie Italo. Grazie Massimo, Alberto, poi ancora uh, Alessandro. Siete stati davvero in tantissimi come sempre ad averci seguito. Quindi mi raccomando, tra poco appuntamento con gli approfondimenti su liveGP.it e domani ore 6.45 per la diretta del Gran Premio del Giappone. Grazie Nicola Saglia per essere stato con noi. Grazie a voi, ragazzi. Ci sentiamo domani mattina. E grazie anche a Francesco Magadino. Ciao Frank. Ciao Marco, ciao Nicola, un saluto a voi e a tutti i nostri amici che ci cioè, hanno seguito in questa sessione di qualifica. Ovviamente, appuntamento rimandato alla gara di domani. Appuntamento a domani, ore 6.45 con il nostro commento live del Gran Premio del Giappone. Grazie a tutti, anche da parte mia. Marco Privitera, e buon proseguimento di giornata.